Tra poco meno di 2 mesi i fan dei Rogue potrebbero vivere la situazione di questo meme qui. Perché comunque vendere due pesi massimi per prendere due scommesse potrebbe non essere sufficiente per rimanere sulla cresta dell'onda. Come sempre, io sono Francesco Adogiamo Lombardo, il vostro eSports reporter preferito, e oggi parliamo delle ambizioni dei Rogue per il 2022. In questo momento, in lontananza, ogni fan dei Rogue sta ascoltando una musica strappalacrime. Che so, un James Blunt, ad esempio, credo che andrebbe benissimo. Perché aver venduto in off-season due giocatori del calibro e del peso, soprattutto di Ansama e Inspired, è stato un rischio enorme per un'organizzazione che aveva finalmente trovato il proprio posto nel panorama europeo, ma anche mondiale, direi. League of Legends e che adesso forse deve cercare di ripartire, non dico da zero, ma sicuramente ha fatto qualche passo indietro. L'off-season dei Rogue è stata molto simile sotto alcuni aspetti a quelle dei Mad Lions. Entrambi hanno cambiato due giocatori del quintetto titolare, anche se in ruoli leggermente differenti, perché sì, entrambi hanno cambiato il loro bot laner. I Leoni hanno sostituito Karzi ed è arrivato Unforgiven, mentre i Rogue, come abbiamo visto, mentre i Rogue hanno sostituito, è arrivato Kompo al posto proprio di Ansama. E poi, se da un lato i Mad Lions hanno cambiato il mid lane, dall'altra invece i Rogue hanno cambiato il jungler, un ruolo comunque molto delicato. E infatti abbiamo visto che al posto di Inspired è arrivato Malrang, di cui parleremo tra pochissimo. Inspired che è andato agli Evil Geniuses, Ansama che è andato invece ai Liquid, e entrambi quindi in LCS. Ora, se posso anche comprendere la scelta di approfittare delle offerte dei Liquid per liberarti di Ansama, che comunque ha 22 anni, ora poi rimane comunque una scelta su cui non sono d'accordo perché il giocatore francese è probabilmente nel suo momento di picco, il suo miglior picco competitivo di sempre, però dai. Capisco il ragionamento, nel senso che se voglio fare cassa con Ansama, o lo faccio ora o non lo faccio più. E molto meno invece giustifico l'idea di lasciar partire Inspired, appena 19 anni, il miglior jungler dell'LEC, e lo fai partire così come se nulla fosse. I Rogue hanno raggiunto la finale dello Spring, il terzo posto nel Summer, proprio grazie alle prestazioni di questi due giocatori. È inutile che ci giriamo intorno, sì. Bravissimi Odoamne, Larsen, Trimby, ma fino a un certo punto, la differenza vera, quello che riusciva a coprire il gap con gli altri team, l'hanno sempre fatta Inspired e Ansama, il primo soprattutto nelle fasi iniziali, il secondo dal mid-game in poi. Quello che era di fatto un passaggio di consegne, un passaggio di testimone tra due fasi di gioco e che si viveva in ogni game, nella transizione dall'early alle fasi avanzate. Due ruoli chiave che permettevano comunque ai Rogue di mantenere il controllo sulla partita su tutta la mappa. Anche se te li hanno pagati a peso d'oro, ne valeva davvero la pena? Che poi, parliamoci chiaramente, i giocatori vanno e vengono, ed è giusto così, ci mancherebbe. Il problema è sempre con chi li vai poi a sostituire, però. Ora, mi aspetterei che un team come i Rogue, che è finalmente arrivato al top, voglia continuare a starci, puntando su giocatori di alto profilo. E invece in Europa sembra vigere quasi un'altra idea. Hai trovato degli ottimi giocatori? Sei riuscito a venderli? Bene, riparti da zero. Come, scusa? Avete capito bene, lo fanno sempre i Misfits, di cui parleremo nel prossimo video. Lo hanno fatto i Mad Lions, hanno iniziato a farlo persino in C2 Esports. Quasi come se le squadre fossero concordi che conviene cercare nuovi talenti, puntare su giovani giocatori da integrare e far crescere, piuttosto che sperperare denaro comprando i migliori già esistenti, già presenti nella scena. Non è ancora chiaro quale sia la scelta corretta, ma sta di fatto che i Rogue sembrano appartenere anche loro adesso più alla prima scuola, ovvero quella di puntare a rinnovarsi sempre, non dico appunto ripartendo proprio da zero, ma quasi. E questo è il motivo che probabilmente ha portato i Rogue a puntare su due nomi nuovi, o quasi nuovi in realtà, per sostituire le due partenze. Perché comunque, a differenza dei Mad Lions, che hanno puntato su due esordienti assoluti, i Rogue invece hanno presentato due giocatori che non sono nuovi.
però hanno ancora tutto da dimostrare in realtà. Aggiungo, tra l'altro, un qualche dubbio legittimo che fa un po' storcere il naso su queste due scelte, in particolare sulla prima. Il primo è proprio Marrang, probabilmente la mossa più discussa, coreano, ex da Wonkia. È stato sì il sub di Canyon, ha persino giocato qualche game nella scorsa LCK nel Summer Split, ma ha un problema, è coreano. Fermi, non nel senso di razzismo, non è una frase razzista, assolutamente no. È semplicemente una considerazione storica, perché a parte alcune eccezioni, i giocatori orientali hanno sempre fatto fatica ad ambientarsi in Occidente, soprattutto negli ultimi anni, e per un motivo molto semplice e scolastico. Il loro inglese è quasi esclusivamente scritto e per nulla parlato. Se ci avete fatto caso, infatti, a un certo punto comunque l'Europa in particolare ha deciso di evitare di importare talenti coreani, preferendo iniziare a guardarsi in casa e a puntare sui propri giovani. L'ultimo coreano arrivato forse è Irit, ma abbiamo visto, ci ha messo un intero split per diventare effettivamente un giocatore da poter utilizzare concretamente e non essere solamente un peso per la propria squadra. Ora, Marrang, nonostante da Canyon abbia sicuramente acquisito enorme esperienza e ne avrà carpito gli importantissimi segreti, occupa un ruolo delicato come quello della giungla, in cui la comunicazione è tutto. Non basta essere un fenomeno, saper giocare, devi saper parlare con i tuoi propri compagni di squadra nel modo più semplice, chiaro e diretto possibile. Però c'è un fattore che gioca a suo favore. Comunque lui non è la sua prima esperienza fuori dalla Corea. Ha già giocato inizio carriera, prima di andare nei Gineir, nei KT Roster e infine nei Damwon Kia, in Turchia con i Royal Bandits. Ha quindi già un bel po' di esperienza accumulata anche estera. Esperienza che potrebbe a questo punto permettergli di avere anche un ingresso più agevolato in LEC. Discorso invece totalmente differente per Comp. Il botlaner greco ha ottenuto molto meno forse di quanto avrebbe meritato, e non per demeriti suoi, e questa è la cosa che fa rabbia. 2 anni fa, appena diciottenne, Comp arrivò ai Vitality per giocare l'LEC in un momento forse in cui era ancora troppo giovane, con non troppa esperienza accumulata. Ora, scusatemi se parlo sempre di esperienza, ma per me è fondamentale. Cioè, trovare un giocatore, Adam ad esempio, che arriva nell'LEC e fa subito bene, è quasi fortuna, è una scommessa azzardata che può o no ripagare. E dipende da tanti fattori, perché comunque se metti un giovane in un team di veterani è un conto, ha la possibilità di imparare, di crescere, senza essere stressato troppo. Se lo metti da subito in un team di altri giovani, non cresce lui, non cresce il resto del team, non impara nessuno, non per colpe di nessuno, lì diventa una colpa più del management che ha deciso di fare una determinata scelta. Persino nel 2021 il suo posto ai Vitality è stato preso da Crownshot, ripeto, anche qui non per demeriti suoi, ma della mancanza di leadership all'interno della squadra. Serviva una voce forte, soprattutto comunque il jungler non era all'altezza, infatti Skens fu poi sostituito nel Summer da Selfmade. Adesso siamo invece in una situazione, quella dei Rogue, in cui effettivamente Comp potrebbe dire la sua e mostrare quanto sia realmente un gran giocatore, perché sulle sue abilità non si discute, è uno dei bot laner più promettenti d'Europa, però lo è da un po' troppo tempo forse, da già da 1 anno e mezzo, 2. Spero che finalmente, forse questa è la sua ultima occasione, possa avere finalmente l'occasione appunto di sbocciare. Finale nello Spring, 3° posto nel Summer, sono risultati che i Rogue possono ripetere in questo 2022? Io la vedo durissima. È un team che, se tutto va bene, nel Summer potrebbe dire la sua, ma vedo difficile che già nello Spring possa funzionare tutto secondo i piani che hanno loro in mente. Ora, Odoamne non è un top lane da cui possiamo aspettarci troppo. Maturo, esperto certamente, ma forse adesso un po' troppo navigato, sperando che abbia comunque risolto, e glielo auguro ovviamente, problemi di salute che comunque lo avevano condizionato durante l'ultima esperienza ai Worlds. Lui sarà sicuramente tra l'altro la voce a cui dovranno affidarsi tutti gli altri, il capitano del team. Forse non può più essere un leader all'interno della Landa, ma può sicuramente esserlo fuori, deve esserlo fuori.
Larsen non ha mai pienamente convinto, troppo arroccato sulla difensiva, mai davvero incisivo, quasi abbia sempre paura di prendere l'iniziativa per terrore di commettere un errore. O si sveglia, o sarà quest'anno lui l'anello debole dei Rogue. E infine abbiamo Trimby, in botlane, abituato forse fin troppo bene con Ansama accanto, e adesso dovrà dimostrare di potersene staccare, liberare, prendendo lui le redini della corsia e guidando comp contro gli avversari. Un compito non facile, non solo a livello meccanico, ma anche e soprattutto a livello psicologico. Dove vedo questi Rogue? Non ai playoff, ho sicuramente a elevato rischio di non andare ai playoff dello Spring. Vedo una squadra che deve ripartire, una squadra un po' molla sotto il profilo mentale, senza la giusta verve. Più probabile è un ritorno prepotente nel Summer. Perché magari nel frattempo crescono, un po' come è accaduto nel 2020, quando i Rogue, un team praticamente nuovo, con un giovane Inspired appena arrivato, conquistarono a fatica l'accesso ai playoff in primavera, per poi esplodere in estate, ottenendo il terzo posto finale e qualificandosi, forse anche un po' sorpresa, visto appunto come è andato lo Spring, ai Worlds 2020. E adesso siamo a meno 2. Scusatemi se sono arrivato, arrivano i video tutti un po' in carrellata veloce, ma mi sa che me la sono presa un po' troppo comoda prima. Avete presente quel momento in cui dici, ma sì, dai, c'è tempo, poi ti svegli e manca solo una settimana all'LEC? Ecco, come sempre, io sono Francesco, del Gemmo Lombardo. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, condividetelo sui social e iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutte le notizie e su quando, ovviamente, usciranno i nuovi video. Alla prossima e buoni sports a tutti. Ciao!